fine primo tempo tra Neapolis contro Majoran, punteggio 1-0 per la Neapolis. Ricordami il cognome. Ariante. Ariante del dei Blue Majorans. State perdendo 1-0, questo gol è arrivato nel finale, partita abbastanza combattuta, equilibrata. Peccato perché è stata una disattenzione tra il difensore e il portiere. Siamo partiti male, ma ci rimettiamo al secondo tempo. Cosa c'è da migliorare secondo te? Concentrazione, un po' di concentrazione in più. Va bene, in bocca al lupo. Andiamo ai giocatori dell'Atletico. Lui è capitano, andiamo da Botti. Botti, eccolo qua, va. Botti, autore del gol, bel gol nel finale su punizione. Partita però abbastanza combattuta in questa prima frazione. Cosa c'è da migliorare secondo te? Dobbiamo fare più gol, dobbiamo spegnerla e dobbiamo vincerla. Va bene, in bocca al lupo Botti. No, ragazzi. Bella Botti, dai. Qui nel dopo partita tra Neapolis contro Majoran, partita terminata 3-2 a favore del Majoran, seconda vittoria consecutiva dei ragazzi in maglia blu. Siamo qui con i due migliori in campo, Campanile e bomber della serata, Matrice. Matrice, parliamo con te. La partita che si era messa male per voi, 2-0 per gli avversari, poi nel secondo tempo avete cacciato lo spirito di squadra, gli attributi, avete portato a casa sicuramente 3 punti importantissimi. Sì, la partita si era messa in una situazione difficile, nel primo tempo siamo andati in svantaggio di 2 gol, poi siamo stati bravi tutta la squadra nel secondo tempo a riprendere questa partita, perché gli avversari anche erano una buona squadra, quindi noi con tutta la grinta e la voglia siamo riusciti a portare la partita. Sicuramente è una buona prestazione la vostra, venite da una da un momento positivo. Sì. Forse siete partiti abbastanza male in questo torneo, poi organizzarvi, con passare delle partite e fare esperienza, si vede che comunque siete una buona squadra che può competere con tutti. Sì, l'unica pecca è che purtroppo ci svegliamo sempre all'ultimo, questo non deve succedere sempre. Posso capire 2-3 partite ok, però non bisogna mai abbassare la concentrazione, bisogna sempre stare con testa alta e andare avanti fino all'ultimo secondo. Però oggi ancora l'abbiamo dimostrato. Va bene, volete dedicare a qualcuno la vostra prestazione? Voglio un attimo precisare Campanile, ha fatto una grandissima prestazione, un ragazzo che sta crescendo pian piano, sta migliorando sempre di più, voglio fare veramente complimenti per lui. Io comunque questi 3 gol li voglio dedicare a mia zia che non c'è più e a Sara, una ragazza che pian piano sta cercando di frequentare. Va bene. Campanile, tu pure tu un'ottima partita, tutto campo anche per te, stasera versione assist per il tuo compagno di reparto Matrice. Come ha detto Matrice, sei un ragazzo che comunque sei giovanissimo, che anno sei? 98. Sei 98, quindi veramente ancora ancora nella tra parentesi tenera età, quindi avrai modo di migliorare e noi speriamo veramente che tu possa migliorare. Grazie. Nel meglio. Grazie. Vuoi dedicare a qualcuno la tua prestazione? A tutta la squadra. Abbiamo combattuto fino all'ultimo e ci siamo riusciti a prendere questi 3 punti. Va bene, in bocca al lupo ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie.